Kristina Joksimović, ex finalista di Miss Svizzera, è morta in modo brutale, strangolata e smembrata. I suoi resti sono stati successivamente triturati in un frullatore dal marito. Thomas, di cui le autorità svizzere non hanno reso pubbliche le generalità complete, è stato arrestato per questo cruento femminicidio. Thomas, cittadino svizzero e padre delle due figlie avute con Kristina, aveva cercato di ottenere la scarcerazione dopo aver confessato l'omicidio. La sua richiesta è stata però respinta, data la gravità del delitto. Inizialmente, l'uomo aveva affermato di aver agito per legittima difesa, sostenendo di essere stato minacciato con un coltello. Quando questa versione è stata giudicata non credibile, ha dichiarato di aver strangolato la moglie in preda al panico. L'autopsia ha dipinto un quadro ben diverso. Kristina è stata massacrata. Dopo essere stata strangolata, è stata smembrata con un seghetto, un coltello e delle cesoie da giardino. Le sue parti del corpo sono state poi triturate con un frullatore a immersione e sciolte in una soluzione chimica. Alla fine, i resti di Kristina erano ridotti a pochi frammenti, testimonianza della brutalità del crimine subito. Gli investigatori hanno sottolineato la predisposizione criminale dell'assassino, con tratti sadico-sociopatici e una marcata mancanza di empatia. Thomas aveva già mostrato segni di violenza in passato, come dimostra una condanna per maltrattamenti nei confronti di un ex partner. Il killer, che era sposato con Kristina dal 2017 e viveva con le loro figlie in una villetta bifamiliare, è risultato essere un soggetto particolarmente pericoloso. Nessuno avrebbe potuto immaginare ciò che sarebbe accaduto. Sebbene amici e familiari confermino che la coppia attraversava un momento di crisi da alcuni mesi, all'apparenza le loro vite proseguivano senza particolari segnali di allerta. Kristina Joksimović, originaria di Biningen ma con genitori serbi, era una figura di spicco nel mondo della moda. Dopo aver vinto il concorso di Miss Svizzera Nord-Occidentale nel 2003 e aver partecipato come finalista a Miss Svizzera nel 2008, aveva lasciato la carriera di modella per diventare una coach di indossatrici, dedicandosi a preparare le candidate per i concorsi di bellezza. La tragica notizia del suo omicidio ha colpito profondamente anche in Italia, dove la notizia è stata accolta con shock e incredulità. L'ex collega Miss Krista Rigozzi ha espresso il suo dolore. «È terribile, sono davvero scioccata. Penso alle sue due figlie. Era una donna così bella e dal cuore generoso». Sui social i commenti sono stati numerosissimi, con molte persone che si interrogano su come sia stato possibile non percepire la pericolosità del marito e padre che ha compiuto questo efferato femminicidio.